Intanto le partenze. Sono fatte in modo tale che il distacco col parente avvenga il più tardi possibile. Loro ti devono seguire anche durante il check-in, durante i controlli di sicurezza. Sali sull'aereo e te li ritrovi come piloti. Gli arrivi che a Milano sono via, a Palermo gli arrivi sono a forma di piazza. Perché per ogni passeggero atterrato ci sono almeno 12 parenti. Il nonno, la nonna, gli zii, i nipotini, i cuginetti. Che alla fine quello che arriva in macchina non ci sta, si deve prendere i mezzi. La cosa che mi dà fastidio della scuola guida è che ti insegnano delle cose che servono solo per il giorno degli esami. Poi non le applica più nessuno, non si capisce perché. Per esempio, non si passa con l'arancione. Appunto. Bisogna togliere il freno a mano prima della partenza. Ma chi lo toglie? Io lo tolgo solo quando c'ho fretta. Poi un'altra cosa che ti insegnano è che se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, l'autovettura deve fermarsi per permettere l'attraversamento dello stesso. Io questa cosa l'ho vista fare solo una volta in Svizzera. A Palermo, se il pedone si trova in prossimità alle strisce, ci resta. L'unica speranza che ha di attraversare è tornare a casa e prendere la macchina. Noi donne siamo comunque perdoniali, alla fine le superiamo le cose. Una volta che hai fatto, no, quel primo, quell'istinto iniziale di rabbia che magari ti porta a rompere il computer, tagliargli tutti i vestiti, bruciargli la macchina, quelle cosine che si fanno, la superi, basta, si va avanti. Ma sei milanese, milanese? Dicevo io, perché 2 minuti è troppo poco per essere milanese. La moglie, comunque, l'ha accusato la moglie, lui non voleva parlare, mischi. E la moglie in macchina, perché quella non ne può più, capite? Non ne può più. Perché è la stessa cosa del mio ex marito. Allora, si mettono l'orologio avanti, il mio ex marito 15 minuti avanti ce l'aveva. 10, 15, 20 minuti avanti. Cioè avete l'orologio sincronizzato sul parallelo di Milano Marittima. Che io dico, no? Milanese, gioia della mia vita. Ma perché ti metti l'orologio avanti? Perché così arrivi in orario. Ma che fa? Ti pipi per il culo da solo. Te lo sei messo tu avanti l'orologio. Mamma mia, sono in ritardo di 10 minuti. Sì, vabbè, ma la cosa che tanto arrivo prima di quello che aveva previsto. Siete schizofrenici. Io telefono a mia madre e le dico: mamma, arrivo domani con l'aereo da Milano. Non è che mi chieda a che ora atterri. Ma che cosa vuoi mangiare? Ma che ne so? Che cosa vuoi mangiare? No. Che poi nella mia famiglia ce l'hanno tutte le tette. Tutte, sono solo io così. L'unica. Ce l'hanno mia madre, mia sorella, mia cugina, pure mio zio. Vi giuro. Verso i 13 anni sembrava che stessero crescendo. C'era un certo movimento tettonico. Mia madre era tutta contenta, vedrai, ti vengono come quelle a zia Maria, a forma di pera. Anzi no, come quelle la zia Anna, a forma di mela. Alla fine mi sono venute come quelle la zia Pia, a forma di uvetta sultanina. Vabbè, sempre frutta, no? Fa niente, fa niente. Poi si dice che il seno bello sta in una coppa di champagne. Il mio seno, un bicchierino di rosolio. Ho appena partorito, il dottore mi fa tutto a posto, potete andare a casa. Potete? Cioè, vieni a casa con me? Amo, prima stava piangendo e quindi mia madre mi fa, le devi dare una bottiglia. Le ho dato il Bacardi ma non ha smesso di piangere. Ah, boh, non lo so, forse beve solo whisky. Adesso ci siamo organizzati a turni. No, non per i pannolini, per piangere. Lei piange la mattina, io piango il pomeriggio. Non hai capito, quella stronza di Mariana mi ha chiamato e mi ha detto: lasciala col padre, esci con noi stasera. Capirlo chi è il padre prima e poi dopo magari la lascio. Sì, e poi è arrivata la polizia.
Ma guarda, non capisco, mica l'ho lasciata a casa da sola. C'era il cane della vicina che le stava dando un occhio. La buttanazza di chi da buttanazza? Ma tu mi sei, ma all'inferno sì! Ma tu mi sei, ma all'inferno sì! Ma... Ehi, se non mi arrabbio, conti fino a tre e perdo la pazienza. Uno, due, tre. Basta. Se è vero che i soldi si guadagnano sudando, credo che a fine mese dovrei essere ricca. Buongiorno. O anche no. Lei ce l'ha la patente? Sì che ce l'ho. E come ha fatto a farla? Ha fatto una scuola? Ha fatto? E certo, c'è la scuola guida, scusi. Scuola guida. Mica si prende la patente così, uno deve fare la scuola per imparare le regole, no? Le regole... Regole... Le regole, quando si va in macchina ci sono delle regole, la precedenza, per esempio, una, i limiti, nel senso che no, in città non si può superare il limite dei 50. 50 la velocità? No, di peso. Non puoi essere più grasso di 50 kg. Ah, sì? Sì, sì, ci sono i posti di blocco con i vigili che ti fermano, hanno la bilancia e ti pesano. Ma madonna, sì. Sì, sì.